I calamari si possono preparare in tantissime versioni, in guazzetto, al forno, alla griglia, e sono sempre buonissimi. Oggi però li rendiamo irresistibili grazie a una morbida farcitura. Andiamo con la ricetta dei calamari ripieni. Cominciamo subito dalla pulizia dei calamari. È davvero molto semplice e ti faccio vedere subito come si fa. Per prima cosa stacco il ciuffo dal mantello e poi metto tutto in una ciotola. Riempio con un po' d'acqua. Poi stacco questa parte e all'interno dell'acqua vado a scavare i due occhietti. Poi elimino il rostro. E la prima parte è pulita. Poi proseguo con il mantello. Stacco la pinna e infine stacco la pelle. Ok, sciacquiamo anche il ciuffo. Metto da parte l'ultima sacca e poi procedo con il taglio dei tentacoli. Sminuzzo finemente perché sarà parte del mio ripieno. E spostiamoci ai fornelli. In una padella metto un bel giro d'olio, poi uno spicchiettino d'aglio e i filetti acciughe. E mescolo per bene per farle sciogliere. Tuffiamo i tentacoli, faccio sigolare un attimo, tolgo lo spicchietto d'aglio e unisco la mollica di pane. E per finire bagno con il vino e schiaccio la mollica con il cucchiaio per farla insaporire bene. Se in casa non è la mollica, ma solo pan grattato, non aggiungerlo in padella, ma direttamente nella ciotola quando il condimento sarà freddo. Bene, il composto è pronto, lo trasferisco in una ciotola e lo faccio raffreddare. Adesso che è a temperatura ambiente, non mi resta che aggiungere al composto un uovo, un po' di parmigiano, un pizzico di sale e uno di pepe. Profumiamo con un po' di prezzemolo e compatto il tutto a mano. Se non vuoi aggiungere l'uovo, puoi sostituirlo con circa 2 cucchiai di latte. L'importante è ottenere un composto che sia compatto ma morbido, come questo qua. La mia nonna farcirebbe i calamari col cucchiaio, ma noi per fare una cosa più pulita usiamo la sacca a poche. Apro un po' il mantello e farcisco con il ripieno. Lascio circa 2 cm dal bordo, in questo modo sarà più facile ripiegarlo e chiuderlo con uno stuzzicadenti. Ecco il primo. Passiamo alla cottura. In padella ancora un giro d'olio, poi l'aglio e lascio riscaldare. Ok, il fondo è ben caldo, aggiungo i calamari. Li faccio sigillare un attimo e poi posso girarli. È arrivato il momento di sfumare. L'alcol è evaporato, posso regolare con un pizzico di sale e poi coprire con il coperchio. E per gli amanti della cottura in forno basterà mettere i calamari in una teglia rivestita con carta da forno, cospargerli d'olio e poi cuocerli a 190 gradi per circa 20 minuti. E a fine cottura spolverizzo con ancora un po' di prezzemolo tritato. Allora, che te ne pare dei miei calamari ripieni? Ti consiglio di prepararli quando avrai ospiti a casa, sarà un vero successone! Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.